Won't you rain on me tonight? Oh, life. Oh, life. Please don't pass me by. Don't stop. Don't stop. Don't stop when the red lights flash. Oh, ride. Free ride. Won't you take me close to Pellegrino, si vede, no? È la prima trasferta che fai? No, la seconda. Siamo andati anche a Dobbiaco la settimana scorsa, è stata una bella esperienza da ripetere. Emozionanti? Sì, sì, bello, un bel ambiente, tutti carichi, si parte, comunque vada. E tu hai portato la tromba? Sì, eccola qua. Quando la suoni? Quando lo vedo, cominciamo così, per scaldare i motori, poi dopo ci faremo sentire in qualunque modo. Chi è per te Pellegrino? Pellegrino è stato all'inizio un compagno della banda, perché lui suonava in banda, poi gli impegni ce l'ha portato via, e poi un amico pian pianino, le cose sono evolute. Un difetto di Pellegrino? Un difetto di Pellegrino? Non lo so, adesso così si dipende. Non era un bravo percussionista forse. Un pregio. Un più bravo sciatore, meglio così. Un pregio. Un più bravo sciatore. Sì, io faccio parte di quei pochi che hanno fondato il Buzz Club, mi hanno tirato in mezzo e adesso siamo qua. Stanno rispondendo bene, però siete in tanti. Oggi siamo 156, quindi una trasferta abbastanza impegnativa, speriamo vada tutto bene. Chicco sarà contento. Sì, si sentiva anche un po' sotto pressione, ha detto avere tutta questa gente a vederlo comunque può essere anche impegnativo. Senti, per fare folklore, che cosa avete portato a Milano? Un po' di tutto, abbiamo qui gli strumenti, abbiamo dei campanacci, qualsiasi cosa per farci sentire. Per te è la prima trasferta? Sì, per me è la prima trasferta vedere tutto, quindi siamo tutti un po' emozionati. Cosa gli diresti se fosse qui? Lui sa quello che deve fare, quindi noi siamo tutti con lui. Molto, tutti in quanto. Thierry, per te chi è Pellegrino? Ma per me è Chicco. È un cugino in primo, perché siamo cugini di secondo grado, poi un gran amico e voilà. Tu lo vedi spesso allenarsi, andarsene bene? Sì, io lavorando lassù sulle piste lo vedo sovente, poi quando viene su stiamo sempre assieme pranzo e dopo cena, passiamo in compagnia alle serate. Un difetto di Chicco? Ma non saprei dirti adesso, dovrei pensare. Non so cosa sono. Un pregio. Un pregio che lui è sempre solare, vada comunque vada lui. Per lui è un divertimento anche quello di correre, quindi è un buon inizio per lui. Come stava vivendo l'attesa di questa gara? Ma è tranquillo, poi anche lui diceva che comunque stando qua è a Milano, non è lontano e non vede l'ora di vederci tutti là. Che faccia antico per lui. Gli fa piacere vedere questo seguito? Sì, era contentissimo, era un po' teso perché c'è tanta gente che lo conosce, però è contento. Adesso troviamo un pezzo di Chicco. Per noi è un grande, ogni volta che lo vediamo a studiare ci dà grande entusiasmo, ogni volta ci emoziona veramente. No,
Tipo per Chico Pellegrino. Vediamo la pista. E la prima trasferta? Sì, speriamo che è forte fortuna. Cosa ti ha convinto a venire? Ma ci sono molti miei amici che di Luis che partecipano, quindi è sempre più di andare insieme a un po' di festa, un po' di casino. Chi è per te Chico Pellegrino? È un ragazzo qui di Nice che lo conosco e quindi suonava in banda anche con me e adesso è diventato messo, quindi è una persona che conosco qui di Nice. C'è un bel movimento che va giù e è molto bello, posso dire. Poi un gruppo di amici che hanno aperto, che hanno iniziato questo fans club con l'altro mio figlio Francesco che tra virgolette è il presidente del club. C'è un bel gruppo di amici, sono cresciuti insieme, poi Federico è riuscito ad andare un po' più avanti nello sport e quindi ha il suo seguito, è una cosa molto bella. E questo gli piace? Sicuramente sì, sicuramente. Poi lui sente questo calore intorno e come dice io, quando sento la gente intorno mi sento ancora più... E benzina? E benzina, esatto, ossigeno, perché... Sono una tranquilla, poi però sente quando sono lì durante la gara, cerco di non... Nel prima di non trasferire questa cosa, mandi messaggini da mamma e voilà. Durante la gara soffre anche lei? No, soffrire no, però è quell'adrenalina che ti dà anche una nascosta, via. Ieri sera l'ha sentito? Ieri sera no, ma perché l'ho svegliato la mattina. Prima di andare al lavoro ci siamo visti, poi sono andata a lavorare e era tranquillo, sì, contento. Ma sì, io ovviamente lavorando sulla pista, sempre a Tolimì, vedo spesso che Federico viene a allenarsi appena può tra quell'altro che ha nelle gare, ci vediamo spesso. Per San Bartolomì che cosa significa avere un campione che si allena in casa? Beh, diciamo che per noi è anche una grossa risorsa perché comunque fa parlare della nostra località in giro per il mondo praticamente e oltre ad essere un orgoglio per tutti noi, un amico e anche alla fine insomma un veicolo per solidarmi. Sì. Non è la prima trasferta, eh? È la terza trasferta ed è un programma che avevamo fatto quando abbiamo fatto quello che Federico Pellegrino. No, queste trasferte sono emozionanti. Molto emozionanti, perché noi ci comportiamo con i nostri, diciamo Elisa Locale, Federico Pellegrino, la Greta Garbo, ma tutto quello che è di azzurro soprattutto, perché alla stessa maniera portiamo il nostro, la nostra tifoseria. Come fate Pico? Abbiamo le trombette, le bitonali, le bandiere e tanto folklore e soprattutto tanto amore per i nostri ragazzi valdostani che ci stanno dando delle immense soddisfazioni. Grazie, adesso vediamo un po' di... Allora, va bene questo, qui la preparazione. Sì, infatti. Sara, sorella di Elisa Brocarla, hai sentito tua sorella? Sì, l'ho sentita ieri sera, è molto motivata, ha recuperato dalle fatiche del gruppo di ski. Speriamo che questo circuito cittadino, che non si addice propriamente alle sue caratteristiche, lei preferisce i circuiti un po' più duri, però che le riservi una soddisfazione, vista anche il momento di forma che sta attraversando. Perché la prima soddisfazione arriverà da questo tipo, insomma 150 persone che partono dalla Valle d'Aosta è sempre una bella cosa, no? Beh, sicuramente, penso che saranno i valdostani, oggi i Valle di Milano, in effetti tre pullman al seguito di tutti questi ragazzi valdostani è davvero un bel segnale per loro e per questo sport che ne ha bisogno. E la mamma come sta vivendo questi momenti prima della gara? Ma diciamo bene, perché quando riesco poi a seguirla è anche molto bello. Qui siamo anche vicini, quindi siamo andati anche molto più lontano per seguirla. Oggi è bello, hanno organizzato come fans club di Chico questi tre pullman, noi ci siamo aggregati con un gruppo di amici da Gressà e quindi
andremo giù a tifare tutti i valdostani che ci sono. Ovviamente la mamma tifosa sfegatata. Beh sì, molto, molto, molto sfegatata, la seguo, quando posso la seguo, molto. E un tifoso speciale è il nonno. Il nonno è già troppo anziano per queste cose. Comunque sono. Però il nonno intanto va a Milano a far tifo. Sì, anche giusto per la mediatina e per tutti i concorrenti valdostani. Per tutti i concorrenti che corrono, però in particolare quello valdostani, perché sono di sport, no? E la mediatina spero che oggi vada bene, che, come ha sempre cercato di fare. Se l'aspettava la nipotina in Coppa del Mondo? No, primo tempo no, poi sì. Poi, alla stoffa della campionessa. Stato convinto, sì. Alla stoffa della campionessa. Sì, quasi. Grazie. Voi per chi fate tifo? Noi per tutta la pattuglia valdostana, scendiamo da Cogna apposta per tifare per questa gara. Voi siete dei fondisti? Noi siamo dei fondisti, abbiamo tutto quello che è il fondo e facciamo un grande tifo per tutti i valdostani. Senti, la Valle d'Aosta dopo Arianna Folli sta bisogno, no, di nuovi campioni di fondo? Speriamo che da tutti questi giovani possa uscire qualcuno che possa avere dei buoni risultati e portare in alto il nome della Valle d'Aosta, come sta già facendo Chicco in questi ultimi tempi. Ovviamente le magliette gialle per farci vedere, tanto, tanto entusiasmo. Sei iscritto al fan club? Ovviamente. E partecipi attivamente su Facebook, quali sono i commenti degli ultimi giorni? Beh, sicuramente di incoraggiamento per Chicco, per tutti i valdostani che partecipano. Avete portato campanacci? Sì, ne ho già visti in giro. Vi farete sentire, insomma? Certamente. Oggi è un po' di Valle d'Aosta e a Milano, Bel po', soprattutto come atleti. E in Coppa del Mondo? Non capita sovente, Non si può perdere certe occasioni. Daniele, ma tu sei il capo dei tifosi, della tifoseria? Sarò il più spiritoso, non lo so, sarò il più grande, il più stupido anche. No, ma senti, che cosa hai portato per fare tifo? Campane e poi da mangiare, quello per dopo. Non è la prima trasferta, sei troppo organizzato. No, ma tutti sono abbastanza organizzati. Prima di partire eravamo 182, mi pare, e oramai però tra questo pullman e gli altri due saremo oltre 200 sicuramente, quindi molto positivo. Una bella risposta. Assolutamente sì, molto bella, molto bella. E senti, come si anima un fans club? Ma come si anima? Si anima con innanzitutto la passione per lo sport, per lo sci e con un amico, in questo caso, nel mio caso un fratello che sugli sci va forte e quindi con un gruppo di amici che appunto è stretto dalla passione, dal tifo per Chicco, ci siamo uniti e abbiamo fatto questo fans club. Un difetto di Chicco, tu che lo conosci? Un difetto di Chicco? Allora, un difetto di Chicco... Ok, si potrebbe dire che a volte si vuole fare milioni di cose, si prende milioni di impegni e poi finisce per non riuscire a completare le cose, però può essere un difetto, comunque anche diciamo un pregio nel caso in cui appunto uno voglia impegnare in tante cose. È proprio così, tu che sei la sorella? A volte succede. Sì, sì. Tu hai la tessera numero uno? Sì. Sei la tifosa più sfegatata? Mi piace molto seguire. Senti, oggi come farai tifo? Che cosa hai portato per farti sentire? Credo che urlerò tutto il tempo e suonerò con gli altri le trombette che hanno portato. Come vi siete organizzati per oggi? Allora, oggi come siamo organizzati? Abbiamo striscioni, abbiamo trombette, abbiamo delle trombe bitonali e abbiamo anche delle motoseghe che fanno un rumore pazzesco proprio per non farci mancare nulla. Per non passare inosservati a Milano? No, poi siamo tutti vestiti giallo, quindi illumineremo di giallo la pista. Siamo lì.
più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare. Volevo dirtelo, adesso stai a sentire. Non ti confondere, prima di andartene devi sapere che il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Siamo noi, io e te. Altro che il Luna Park, altro che il cinema, altro che internet, altro che l'opera, altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Siamo noi, io e te. Io e te che ci abbracciamo forte. Io e te, io e te che ci sbattiamo forte. Io e te, io e te che andiamo contro vento. Io e te che stiamo in movimento. Io e te che abbiamo fatto un sogno, che volavamo insieme, che abbiamo fatto tutto e tutto c'è da fare, che siamo ancora in piedi in mezzo a questa strada. Io e te, io e te, io e te. Altro che musica, altro che il Colosseo, altro che America, altro che l'ecstasy, altro che Nemica, altro che Rolling Stone, altro che le astronavi, altro che la TV, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Siamo noi, io e te. Che abbiamo fatto pugni, io e te. Verso la fine del percorso hai cercato lo spunto, il varco e non l'hai trovato. Eh no, ma questo è il brutto, il bello delle sprint, è così. Devi essere sempre pronto, anche solo accorgerti di uno spazio, anche solo due decimi dopo ti si riempie, ti si chiude da qualcun altro e tu rimani dietro. Ma è così, lo so, ed è per questo che mi piacciono le sprint. Rispetto ai quarti di finale, lì forse avevi dato troppo e adesso ti è... No, no, nei quarti di finale stavo bene, io li corro sempre così, usando bene la testa. Adesso ho avuto qualche problema in partenza, di solito parto e mi metto davanti, mi sono un po' toccato, ho rischiato già anche di cadere subito alla partenza e ho fatto fatica poi in discesa a recuperare qualche posizione, ho preso un po' troppa aria, ho sprecato qualche energia in più e mi è mancato lo sprint finale. Comunque hai sentito tutto questo tifo per te? Bellissimo, bellissimo veramente, Milano super perché di gare così, soprattutto con questa temperatura... Non le facciamo mai, e anche quando le facciamo in città, a Mosca o a Düsseldorf, di certo non si sta così bene col sole, il verde del parco e tutta questa gente, è veramente bellissimo. Senti, anche il tifo valdostano? Sì, sì, devo ringraziare il mio fans club, mio fratello in primis, sono arrivati giù con 3 pullman, è stato bellissimo, un'emozione. Alla partenza sentir tremare tutto il nome di Federico Pellegrino, bellissimo. Qual è la prossima gara in cui ti vedremo? Domani? Domani probabilmente sì, certo, a Team Sprint. Siamo in 3 che ci giochiamo il posto, però stiamo bene. Anche quelli dietro, Hofer, Nöckler e compagnia, possono dare una grande mano e speriamo già domani di andare forte. Altro che internet, altro...
We'll be right back.